questa da quale ramo? Da questo qua? No, quello su. Sì. È caduto qua? Sì, non c'è nessuno. Tu sei. Ho fatto un farmaco per il dolore. Adesso potrebbe anche girare un po' la testa, ma adesso non siamo qua. Adesso per un'altra venuzza, perché la portiamo in ospedale. Allora, il secondo intervento della giornata è un invio del mezzo avanzato su un paziente che è caduto da un'altezza di circa 3 metri. Nel viaggio verso il luogo dell'evento ci viene confermato dalla centrale operativa che il paziente è sveglio, lucido e collaborante. A questo punto arriviamo sul luogo e ci rendiamo conto che il paziente è sotto un albero in posizione supina, quindi con la schiena sul terreno, con una situazione neurologica assolutamente valida, quindi un paziente assolutamente sveglio, lucido, cosciente, collaborante, tant'è vero che ci avviciniamo a lui e chiediamo che cosa è successo, perché anche in questo caso la cosa importante è capire se prima dell'evento, quindi della caduta del paziente, c'è stato un malore che quindi potrebbe aver causato la caduta, oppure se la caduta è stata semplicemente accidentale. Il paziente ci conferma che è stata una caduta accidentale e quindi ci muoviamo monitorizzando il paziente, valutandolo, anche perché dobbiamo capire se oltre a quello che è un evidente trauma all'arto inferiore e quindi, valutare quello che è la frattura, in questo caso, dell'osso femore, che è la patologia predominante di questo paziente, ci sono altre lesioni, quindi valutiamo la testa per capire se non c'è è stato effettivamente un trauma cranico nella caduta, valutiamo la schiena per vedere se non ci sono lesioni, valutiamo il torace e valutiamo anche il bacino. Adesso dai all'operatorio e metterlo a posto. C'è una bella frattura di femore. E quindi fai metà adesso. Vediamo qua la risposta. Qui va operato? Eh sì. Non puoi mica tenerla così. Tutto. Questo, aiutato anche da una motilità, quindi da un movimento degli arti del paziente che ci fa capire che non ci sono in quel momento lesioni di natura neurologica e quindi a questo punto prendiamo due accessi venosi, quindi mettiamo due aghi cannula nel braccio del signore per infondere liquidi, quindi per reidratarlo. Monitorizziamo sempre il paziente e cerchiamo di immobilizzarlo e chiaramente facciamo una terapia antidolorifica, perché chiaramente il discorso della frattura del femore porta il paziente a essere un paziente con un dolore importante. A questo punto contattiamo la centrale operativa per cercare di capire quale possa essere la destinazione del paziente, perché è chiaro che con una situazione neurologica negativa e con un paziente assolutamente sveglio, lucido, cosciente e collaborante, la priorità dovrebbe essere portare il paziente verso una sala operatoria di ortopedia e traumatologia per cercare di operare il prima possibile il paziente. Sì,
dalla centrale abbiamo una conferma della disponibilità della sala operatoria dell'ospedale Sant'Anna, quindi a questo punto decidiamo di stabilizzare il paziente, quindi addormentiamo il paziente, posizioniamo un tubo endotracheale, quindi facciamo le stesse manovre che vengono fatte in sala operatoria, quindi stabilizziamo il paziente, facciamo liquidi e lo gestiamo come se fosse in sala operatoria. A questo punto, col paziente immobilizzato, lo portiamo in ambulanza e dall'ambulanza lo portiamo poi in pronto soccorso a Sant'Anna, dove il collega lo sta aspettando per portarlo direttamente in sala operatoria. Quanto, Luca? Fagliene ancora 10, tanto 150. In effetti il follow-up, cioè la valutazione successiva del paziente, è un paziente che è stato operato in giornata e quindi con una buona risoluzione della sua sintomatologia.